detto che è un truffatore seriale, è un soggetto di origine toscana del 58, un ricordo del 58, residente invece nella provincia di Pisa, che si chiama Ponti Claudio, e che a partire dal 2000 fino ad oggi ha collezionato un centinaio di denunce solo per il reato di truffa, e truffe fatte sempre con lo stesso modus operandi. Questo signore, approfittando di un suo bagaglio culturale, diciamo così, professionale, che aveva acquisito facendo effettivamente questo tipo di lavoro in passato, adesso invece si dedicava a fare queste stesse cose però in autonomia e facendo delle truffe. Cioè, questo cosa fa? Si presenta all'interno degli esercizi commerciali ed è stato l'ideatore di questa tipologia di truffa, di questa tecnica di truffa, che è la truffa delle manutenzioni false agli estintori. In pratica si presenta all'interno degli esercizi commerciali, qualificandosi come tecnico della manutenzione, effettua una falsa manutenzione del estintore, dopodiché rilascia una fattura, si fa pagare e ciao, e se ne va. È un soggetto molto esperto nella materia, perché prima di scegliere i suoi obiettivi, i luoghi, si informa su quelle che sono le ditte che sul territorio effettuano effettivamente la manutenzione degli estintori, quindi a Savona con la ditta del posto e così in varie parti d'Italia. Dico questo perché questo ha fatto truffe in tutta Italia, ma veramente in tutta Italia, cioè in ogni parte d'Italia. E tra l'altro si è complimentato con noi perché ci sono 17 anni che fa questo, diciamo, lavoro, e nessuno l'ha mai preso in flagranza, è sempre diciamo, andata bene sul fatto, anche se in realtà ha dovuto poi eseguire anche dei provvedimenti definitivi già per tipologie di reato analoghe. Come è andato l'intervento? Sostanzialmente noi l'abbiamo individuato, perché era già stato alcuni giorni fa nel nostro territorio, siamo riusciti a monitorarlo e mentre saliva a bordo di un pullman insieme ad una donna, il pullman si è portato in direzione di, chiaramente non vedendolo diciamo, in bermuda e ciabatte, abbiamo immaginato che non fosse venuto a farsi la vacanza al mare, e lo abbiamo pedinato fino ad Albenga, dove il pullman si è fermato. A quel punto sono scesi lui e questa signora dal pullman, hanno scambiato due chiacchiere per fare guardingo fuori da un esercizio commerciale che è un centro estetico di Albenga, e dopodiché lui si è fatto passare dalla donna che lo aveva nella borsa un blocchetto, che era poi, abbiamo verificato, il blocchetto delle fatture, è entrato, ha truffato una donna che era collaboratrice del centro estetico, facendosi pagare questi 80 euro, dopodiché ha rilasciato questa ricevuta, è uscito, ha buttato via l'originale, diciamo, della ricevuta, sostanzialmente ha buttato via l'originale e ha passato alla donna il blocchetto, l'ha riposto in borsa. A quel punto siamo intervenuti contestualmente su loro e all'interno della struttura per verificare cosa avesse fatto nel centro estetico. Allora, cioè, no, questo è un manutentore dell'estintore. E quando insomma abbiamo spiegato la situazione, da prima ha pensato che fossimo noi i truffatori, e quando ha capito che in realtà insomma le cose sono andate in maniera diversa, ha subito insomma manifestato l'intenzione di sporgere querela, e quindi abbiamo appunto proceduto all'arresto.